Benvenuti pueri e puelle. Oggi andiamo ad aprire una nuova rubrica, una rubrica che tratterà dei popoli italici. Ebbene, abbiamo deciso di iniziare con gli Umbri, dato che il sondaggio su Instagram è stato vinto da questo popolo. E anche perché questi video non verranno lunghissimi, proprio per questo abbiamo scelto di analizzare la maggior parte delle popolazioni italiche. Detto questo, vi lascio il video, spero che vi piaccia. Lasciate un commento qui sotto per qualche nozione, per qualche commento che ci possa aiutare. E detto questo vi lascio al video, ciao! Ebbene, gli Umbri furono un popolo italico di lingua indoeuropea, del gruppo Osco-Umbro. Vissero in un'area che si stendeva dall'alta valle del Tevere fino al mare Adriatico. Questo popolo si contraddistinse per la lingua Umbra, che inizialmente veniva scritta con un alfabeto proprio di derivazione etrusca. Proprio il nome Umbri deriva da una lingua pre-indoeuropea, che venne assunto dalle popolazioni che si stanziarono tra il fiume Tevere e il Topino, dopo aver mutato il nome Sab, da cui derivano appunto Sabini e Sannidi, strettamente collegati linguisticamente agli Umbri. Questi popoli si stanziarono in Italia nella seconda metà del secondo millennio a.C. e gli insediamenti storici degli Umbri, soprattutto durante la fase della Grande Umbria, erano estesi fino all'Adriatico. Persino Plinio il Vecchio scrisse che gli Umbri fossero chiamati Ombrici dai greci, poiché sopravvissero quando la terra fu inondata dalle piogge. Infatti, ai tempi di Plinio, gli Umbri erano la popolazione stanziata da più tempo in Italia. Inizialmente gli Umbri avevano occupato anche l'odierna Toscana e la Valle Padana, per poi essere conquistati dagli Etruschi, sotto i quali l'urbanizzazione umbra ebbe una svolta, si passò da villaggi di capanne a veri assembramenti urbani. E attorno al X secolo gli Umbri iniziarono ad aggregarsi in vere e proprie città-stato. Tra le più importanti si contavano Spoletium, Fulginium e Nucria. Il sistema politico, religioso e amministrativo umbro era molto sviluppato e complesso, infatti si pensa che addirittura il sistema romano debba molto a quello umbro. Molto curioso è che gli Umbri furono l'unico popolo stanziato nell'Italia centrale ad essere effettivamente un popolo pacifico che non diede pressoché mai il via delle conquiste territoriali, limitandosi a occupare e colonizzare territori pressoché vuoti. A partire dal VI secolo, gli Umbri vennero a contatto con i Romani e alcuni anni più tardi questi occuparono Nequinum, fondando la prima colonia di diritto latino. Dopo la battaglia del Sentino, dove i Romani sconfissero la Lega Gallo-Etrusco-Italica, il popolo umbro fu sottomesso pacificamente e fu premiata per la neutralità nella precedente guerra e permisero agli Umbri di mantenere costumi e religione, ed iniziarono la colonizzazione del territorio, costruendo anche importanti arterie stradali come per esempio la Flaminia. La religione umbra è principalmente nota attraverso le tavole ugubine, documenti che riportano testi molto antichi e che raccolgono prescrizioni per il collegio sacerdotale dei Fratres Atiedi, che possono essere rapportati con i Fratres Arvalli romani, un gruppo sacerdotale devoto al dio Iupater, l'equivalente romano di Jupiter, ovvero Giove.